questo è un libro che nell'introduzione lei confessa candidamente di aver perso completamente la vista, ma di non aver perso assolutamente la voglia di narrare. E forse anche questo tuo stato di oggi, il gioco della memoria diventa colorato, no? Perché sì, i ricordi sono colorati. Coloratissimi. È vero? Coloratissimi. No, forse perché la cosa di cui più soffro è la perdita del colore, e allora diventano le memorie molto colorate, con colori vivi, vivissimi. E un certo ripagamento di questa mancanza, perché è curioso come tutti gli altri sensi si siano messi in attività per sopperire alla mancanza della vista. Sono acuiti. Sentite, fumando le sigarette, la quantità di sigarette che fumo io, nel corso del tempo ho perso buona parte dell'olfatto, no? Mi è tornato. Persa la vista, l'olfatto, ha detto, ma io devo correre in soccorso. E si è precipitato. Il tatto, la sensibilità del tatto è diventata una cosa, certe volte è proprio insopportabile, è come se prendesse la scossa a toccare una cosa. Sono andati in soccorso. Sì, tutti in soccorso. E quindi anche i sogni, una fantasmagoria di colori. L'altra volta, poco tempo fa, mi sono sognato che dovevo prendere un... Ero a Milano, va a sapere come, perché, ma ero a Milano. I sogni è così, uno si ritrova. Ero a Milano ed ero vestito da clown, con gli scarponi così, e stavo per perdere il treno, e quindi correvo, e poi mi trovavo nel piazzale dove partono i treni, con un treno enorme, pieno di clown, affacciati ai finestrini, che mi dicevano, Andrea, forza! Io inciampavo nelle scarpe, facevo una sposa, ritornavo di nuovo dentro le mie scarpe, e l'altro treno, che era pieno di passeggeri, applaudiva perché credeva fosse una cosa bellissima. E poi sono salito in questo Sei treno tutto clown. Colorato e sono partito. Un po' come il circo che...